Ragazzi, ciao a tutti, bentornati. Allora, dopo aver parlato dell'Inter con un video preregistrato, vi parlo da qua. A metà strada, dal Merzouga, dal deserto del Sahara. Vi mostro poi qualche immagine qua in sovraimpressione. Stiamo tornando a Marrakech. A Marrakech, ragazzi, io ci farò un giorno, essenzialmente. Domani e poi dopo andiamo a Essaouira. Però vabbè, dettagli. Itinerari di viaggio molto molto belli. Se passate di qua e volete dei consigli, ve li posso dare. Vi mando alle persone giuste e vi fanno vedere il Marocco più autentico. Fantastico, ragazzi, è stato un viaggio meraviglioso che è andato molto oltre le aspettative che avevo. Guardate qua che bellezza, che colori. Però parliamo di due cose. La prima, Theo Hernandez, c'è questa cavolo di voce, Theo Hernandez alla Juve, ne dobbiamo assolutamente parlare, Theo Hernandez alla Juve. La seconda, la frattura alla costola per Thun Kopmeiners. Parliamone e vediamo un po' la situazione. Se vi faccio venire il mal di mare, ragazzi, non guardatemi e ascoltatemi e basta. Tanto alla fine ciò che conta è quel che c'è da dire. Mettete like al video perché in questa pausa vi siete un pochettino ammosciati. Non voi che state guardando, ma in generale la tifoseria quando c'è la pausa. Completo disinteresse. Io è vero che sono in viaggio, ma mi informo. Seguo sempre la Juve, ragazzi, non si molla un cazzo, anche nei momenti che sembrano un po' più complicati. E il momento è complicato perché Kopmeiners rischia di saltare diverse partite. La cosa che mi stupisce è la leggerezza con il quale sono state fatte determinate diagnosi. Cioè, è dovuto tornare in nazionale, non gli hanno detto un cazzo, cioè non gli hanno fatto degli accurati controlli. Lui è tornato a Torino, è arrivato al J-Medical e si è scoperta questa costola, questa frattura alla costola scomposta. Di lieve entità, per carità. Però cosa farà la Juve? Io non so dirvi quali saranno le tempistiche, ma ha detto che oggi si sta lavorando alla costruzione di una sorta di armatura che gli consente di giocare. Ora, un discorso è la costola incrinata, che puoi giocare con una fasciatura dopo un po' di riposo e riesci a sopportare. Ma la costola rotta è un altro problema, cioè deve calcificarsi un pochettino. Ho visto che con della magnetoterapia puoi velocizzare l'iter di guarigione. Sicuramente la Juventus con la tecnologia, con gli esperti, cercherà di velocizzare quello che è l'iter di guarigione. Però, ragazzi, è sicuramente un'assenza importante, un'assenza che pesa e che peserà, perché se manca in quei tre match, Lazio, Stoccarda, Inter, è un peccato. Tuttavia, vi dico un'altra cosa però. È vero che può essere un'assenza pesante, perché lo è, ma questo deve responsabilizzare tutto il resto della squadra. E non lo dico con colpo, no, col cazzo. Se siamo una squadra forte dobbiamo essere in grado anche di sopperire all'assenza di uno. Cioè, quando l'Inter è senza Barella o quando l'Inter è senza Lautaro, bisogna fare di necessità virtù, bisogna giocare e tutti gli altri, quelli che subentrano, devono dimostrare di essere all'altezza della squadra. Per cui mi aspetterò Yıldız sicuramente sotto punta, che la sua posizione forse congeniale, no? E poi da lì bisogna creare qualcosa in più, tutti devono essere migliori, altrimenti, ragazzi, ci dimostriamo deboli. Se basta l'assenza di un giocatore come Thun Kopmeiners a creare dei disagi, delle problematiche, significa, ragazzi, che siamo messi male dal punto di vista delle forze anche mentali. Quindi questi sono banchi di prova che servono alla Juventus per dire che tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Ed è importante per la squadra questa prova di maturità, perché perdi uno dei giocatori più importanti, però tu, come gruppo, per quelle tre partite, tiri fuori le palle e te la giochi alla grande e dimostri di essere squadra, totalmente squadra, applicazione totale, voglia di aiutarsi, voglia di essere squadra. E questo è un qualcosa che non dico io, lo dice sempre anche Thiago Motta, no, nelle conferenze. Per cui mi aspetto questo tipo di maturità dalla mia Juve. E quindi quando vedo gente disperata per Coop, anche meno, ragazzi, ma cioè immaginatevi al lavoro, anche se uno dei migliori purtroppo ha un periodo brutto e non viene più al lavoro, non è che l'azienda fallisce, non è che l'azienda smette di produrre, cazzo, ci si rimbocca le maniche di più e ci si aiuta. Maggior ragione, devono essere stimolanti queste cose, no? Anche per chi ha meno minuti. In quelle tre partite ti devi far trovare pronto, fondamentale. Passiamo all'argomento Theo Hernandez. Io leggo sta roba e vi posso dire una cosa, come l'ho letta io. Proprio perché io poi, quando c'è il mercato di mezzo, ormai sono diventato un po' navigato a furia di raccontarne diversi. Questa è una voce che è messa in giro dall'entourage del giocatore.
punto per velocizzare e spingere il Milan a muoversi e a fare un'offerta. Lui è scadenza 2026, difficile che la Juventus vada a prendere Hernandez dopo Kalulu, poi soprattutto dopo Kalulu, cioè il Milan non te lo darà mai Teo Hernandez e non te lo darà mai neanche a delle cifre ragionevoli, parliamoci chiaro. Per cui quando sento queste cazzate sono delle voci che vengono messe in giro dai vari procuratori per generare un po' di apprensione, per cercare di spingere il Milan a fare un'offerta. Poi io, qualora dovessero rompersi i rapporti, io su Teo non ci sputo su. Se mi chiedete lo vorresti alla Juve, hashtag grazie al cazzo, certo che lo vorrei. Cioè immaginatevi a destra lui, a sinistra Cambiaso, calcio totale. Calcio totale, veramente, sarebbe l'apoteosi, ma io non ci credo. Queste sono, ragazzi, voci messe in giro, per cui non sogniamo. Non sogniamo e stiamo coi piedi per terra. A proposito di questo, vi ho detto che uno dei miei pallini era Ismaili. Oltre Skriniar, qual è la seconda voce di mercato che esce? Ismaili, perché con l'Empoli sta facendo veramente una grande stagione, potrebbe essere un affare low cost, potrebbe rivelarsi veramente un crack a livello di mercato. Ha 28 anni, non è un giovane, non è uno che puoi far valere 50, 60, 70 milioni. È un giocatore che prendi a poco, ma che ha un valore inestimabile per quella che è l'economia della squadra. Un po' alla Barzaglione, ecco, Barzaglione è stato un affare totale. Siamo passati dai 300.000 euro ad avere uno dei migliori centrali al mondo, e secondo me è il più forte della BBC a livello di completezza, di caratteristiche. Per cui vi dico, 300.000 euro in giocatore, ecco, però la proporzione è quella, un giocatore che vai a pagare magari anche 10-15 milioni, che però ha la capacità di poter valere sui 30-40 milioni poi, perché la resa in campo sarebbe straordinaria. Quindi vi dico, Ismaili per me sarebbe un gran sì, perché potrebbe essere veramente l'affare del mercato. È difficile andare a prendere Beukema dal Bologna, perché il Bologna è impegnato sui più fronti, perché ha già perso Calafiori, perché non può perdere un altro centrale e andresti a strapagare. Skriniar potrebbe essere un'occasione in prestito a pochissimi soldi, però ragazzi, vediamo. Per me è un grande sì. Ecco, lui è Zaccaria, la nostra guida. Saluta. Saluta amici. Forza. Juve. Forza Juve. Juve, sì. Non ne frega nulla di calcio, tanto Zaccaria. Forza Juventus. Bravo, bravo. Juventus, numero uno in Italia. Ecco, vede che l'hai istruito bene in questi tre giorni. E quindi ragazzi, questo è il mercato di gennaio, sarà fighissimo da seguire, perché comunque ci saranno due colpi da piazzare, uno sicuramente davanti e l'altro in difesa per sostituire Bremer, per avere qualcosa in più, una sostituzione in più. Vediamo cosa succederà. Io ragazzi dal fantastico Marocco vi mando un forte abbraccio e ci vediamo sicuramente domani.